Ragazzi, è stata un'agonia. È stata veramente un'agonia senza fine. Sono qua che butto giù, butto fuori, perché sono stati 90 minuti tosti, ragazzi, sono stati 90 minuti tosti. E devo dirvi la verità, io avevo più fiducia. Avevo un po' più di fiducia in questa Juve stasera. Non mi aspettavo chissà quali cose mirabolanti o chissà quale tipo di prestazione, però atteggiamento sì. L'atteggiamento sì. Sono super felice di questa finale, tantissimo, tantissimo felice di questa finale, per niente felice del modo in cui la raggiungiamo. Sono due stati d'animi, d'animo che sono diametralmente opposti proprio. Super, super contento della finale, super super deluso della serata. Perché stasera credo davvero che il gol di Milik sia stato uno dei primi veri pericoli concreti che crea la Juve, oltre a quel pallone salvato. Chi era? Marusic, che ha fatto un salvataggio fenomenale. Siamo la prima finalista di questa Coppa Italia 2023-2024. Mi sembra quantomeno il minimo, veramente il minimo, fare complimenti ai nostri avversari, perché i nostri avversari sono stati davvero bravi. Noi abbiamo ballato forse anche troppo contro una squadra che secondo me non era irresistibile e aveva già mostrato di non essere irresistibile in queste partite qui, perché da quando è arrivato Tudor comunque i risultati della Lazio sono altalenanti. Hanno vinto contro noi una prima. Il derby di Roma l'hanno perso, hanno perso contro di noi l'andata, stasera hanno vinto e probabilmente meritavano maggior fortuna. Poi il calcio è uno sport di questo tipo qua. La Juventus credo che sia andata a collezionare la settima partita consecutiva in trasferta senza vittorie. Penso sia un record negativo allucinante, poi andremo a vedere un po' le statistiche. Io credo che stasera però la Juventus abbia dimostrato un po' più, non un po' più, in maniera ancora più evidente che c'è qualcosa che non sta funzionando, che non sta andando, perché tanto nervosismo, poca compattezza, veramente poca compattezza, poco anche spirito di adattamento e di sacrificio nei confronti dei compagni, ragazzi. Io non vedo quelle che sono le cose fondamentali per essere una squadra di calcio. Non le vedo. Non vedo la volontà di mettersi a disposizione, non vedo la serenità di affrontare queste partite. Noi stasera ci giochiamo un grande jolly. Qualcuno, so che arriveremo a fare il parallelismo con quella che è stata la semifinale di Champions tra Real e City, ma io credo che lì si siano affrontate due squadre dal valore elevatissimo. E cioè qua si sono affrontate una Juve e una Lazio molto molto ferite in quella che è stata una stagione complicata per entrambe, da una parte con addirittura un cambio in panchina, dall'altra invece con una squadra che si sta trascinando veramente in un finale di stagione con la possibilità di giocarsi un trofeo, e questa è la notizia positiva della serata. Non so se esagero a dire che è l'unica grande notizia positiva della serata. Non so se per voi è qualcosa di eccessivo o lo considerate comunque abbastanza giusto? Io non comprendo sinceramente la scelta di mettere titolare Alexander in una partita del genere. Qualcuno dirà, ma col senno di poi, chi era in live con me dall'inizio sa che in realtà era un senno di prima, non un senno di poi. A me dispiace che Daniele Rugani non giochi queste partite. Cioè, mi dispiace davvero perché in questa stagione ancora una volta ha dimostrato che quando non ci sono i titolari con lui si dormono comunque sonni tranquilli. Ha dimostrato di essere un giocatore molto importante da questo punto di vista. Alexandro che gioca titolare e che fa quell'errore lì sul gol del Tati Castellano, su un errore in cui veramente nemmeno si muove sul calcio d'angolo, io vi dico, me la prendo con Alexandro per forza di cose, l'errore lo fa, però un po' di più me la prendo con chi pensa che possa essere ancora a dei livelli accettabili per giocare queste partite qua. Questo è un po' il mio pensiero. Locatelli ammonito, era diffidato,
non sarà in finale. Quindi potrebbe giocare Nicolussi Caviglia o potrebbe esserci una sorta di, come possiamo dire, di rivoluzione. Io prima scherzando dicevo gioco un euro su Danilo titolare davanti alla difesa e con Alexandro titolare in difesa. Non lo so, vediamo se sarà davvero così oppure no. Non credo che Allegri si sposterà dal centrocampo a 3. Io credo che stasera ci siano stati anche un po' di nervosismi legati alla gestione, la gestione dei cambi anche banalmente. Quel togliere Cambiaso, sinceramente, l'ho compreso molto poco. Poi, per fortuna, Weah da quella posizione, dopo aver sbagliato due, tre palloni veramente banali una volta entrato in campo, quello giusto l'ha centrato, no? L'ha messo sul piede di Milik, che è stato lesto e veloce ad anticipare, mi pare, Romagnoli in una delle poche, forse rare, occasioni sbagliate in lettura dal centrale della Lazio questa sera. Siamo in Supercoppa, quindi abbiamo la possibilità di giocare per due trofei. Nella prossima stagione avremo la Supercoppa, in questa la finale di Coppa Italia. Domani sera ci metteremo sul divano per cercare di capire se sarà Fiorentina o Atalanta. Ho poco. Devo dire, devo essere onesto con voi, ho veramente poco di cui parlare di questa partita qua. Mi è sembrata una partita ancora più bassa rispetto agli standard soliti della Juve, anche recente, dei 12 punti in 12 partite. Cioè, questa è una partita che la Juve perde, comunque, a tutti gli effetti. E quando la Juve perde, difficilmente si è contenti. Si è contenti perché si arriva in finale. Ma sicuramente non neanche del risultato di stasera, neanche della prestazione. Si è contenti dell'incastro che c'era stato grazie alla vittoria per 2-0 dell'andata. Io do troppi giocatori che non riescono ad avere nemmeno la voglia di regalarsi queste serate qui. Nemmeno questo. Ed è troppo poco. Vedo delle scelte di formazione che sono troppo brutte per essere vero. Delle indecisioni sui cambi che sono quasi preoccupanti, perché questa partita qua è un po' l'icona della Juve di questa, l'emblema, il riassunto perfetto di una squadra che ha completamente staccato la spina e va per quando tirano queste folate di vento. Cioè, ogni tanto ancora c'è un po' di vento che muove la nostra barca a vela e riusciamo a spostarci nell'inerzia di questo fiume che ci ha portato poi in finale di Coppa Italia. Non so con che spirito ci andremo a giocare sta finale di Coppa Italia, sinceramente, non so con quale spirito, però una partita secca poi tutto può succedere, 90 minuti in cui si parte da 0-0. Però temo che questa sia l'ennesima brutta, anzi temo, questa è l'ennesima brutta partita della Juve che sinceramente poco aggiunge alla discussione, poco regala veramente all'analisi che ci può essere nel post partita. Voglio vedere se siete più bravi di me, voi qui sotto nei commenti, a dire qualcosa di sensato, perché secondo me c'è veramente troppo poco da dire questa sera, se non evviva, siamo passati. Però, e quel però va evidenziato con l'evidenziatore giallo fluo. Ciao ragazzi.